Buongiorno Eugenio, buona giornata di festa, ma insomma neanche più di tanto perché siamo operativi. Allora, Certo. cosa sta accadendo in questo caso in senso positivo all'Europa oggi? Partiamo da qui e poi naturalmente ragioniamo sulle attese, per quanto riguarda la riunione della Fed. Ma se dovessi usare la ragione, direi nulla di positivo. Se dovessi usare la ragione, ma Ok. i mercati sono fatti di sentiment, cioè di fatto di come si dice, di una specie di forza no, non nascosta. Ma forza che si autoalimenta tra le persone che operano sui mercati, in particolare i professionisti, cioè i gestori di fondi, gestori di hedge o gestori di portafoglio, comunque che sono quelli che creano non il trend intraday, ma creano i trend più importanti, come l'ultimo che stiamo vedendo, che di fatto è partito il 21 ottobre, poi andando più indietro è il 13 di ottobre, ma il 21 ottobre è proprio il sentiment è incominciato a girare dalla parte positiva. Quindi, quando il sentiment è positivo, vuol dire che qualsiasi dato non positivo o negativo non è così importante. Qualsiasi dato positivo, invece, è tutti a festeggiare. Io, con l'inflazione al 10 passa per cento dell'Europa di ieri, non vedo cosa c'è di positivo da brindare. E onestamente, aggiungo, non vedo cosa ci sia anche di. Cioè, è positivo il fatto, per esempio, quello del PIL italiano, ma Sì. anche il Beh, PIL della Germania, adesso non mi però ricordo il quando. PIL italiano certo ha superato le attese, però insomma rispetto al dato precedente è dimezzato, ma questo lo sappiamo, Ma cioè, cioè, insomma non potevamo aspettarci diversamente, no? si parla di aziende che chiudono, di aziende in difficoltà, e questo si parlava già 3 mesi fa, perché questo è il PIL che va da giugno, luglio, agosto, cioè anzi, luglio, agosto, perdonatemi, luglio, agosto, settembre. Certo che ci sono difficoltà, ma per il momento non sono così gravi. Probabilmente le cose gravi le vedremo sul bilancio di fine anno o su quello successivo, però per il momento non ci sono. Quindi dico a tutte queste persone che sono più in una fase di euforia, lo dico da chi si sta perdendo questa fase rialzista, quindi anche da invidioso, non sono neanche a short io comunque, però non ho perso questa fase rialzista, e che dati non negativi sul mercato azionario vuol dire che la BCE ha più spazio per aumentare i tassi. Poi, se l'hanno capito bene, se no mi sbaglio io, se no probabilmente mi sbaglio io. Guarda, ti faccio vedere il titolo numero 3, Europa, inflazione al 10,7%, lo abbiamo già ricordato, strategia BCE, dove sottolineo però la strategia perché insomma non è una novità, insomma ci hai manifestato più volte la tua perplessità rispetto all'azione della Banca Centrale Europea, ma adesso ti chiedo ulteriormente, la vedi la strategia adesso e soprattutto quale strategia dovrà mettere in campo proprio per questa inflazione che insomma continua ad aumentare, siamo al 10,7%. La strategia l'ha detto Madame Lagarde, che è più di navigare a vista, cioè vedono di volta in volta e cioè non vogliono fare previsioni, perché un anno fa le hanno sbagliate completamente, completamente proprio. Un anno fa, se vi ricordate, c'era già il gas che iniziava ad aumentare. Ma la Sì. BCE diceva sì, l'inflazione per noi l'anno prossimo forse sarà il 2,5%, forse il Il gas era a 2,8%. marzo dell'anno scorso ancora a livelli e poi ha cominciato ad aumentare ed è arrivato a A ottobre. fine anno, esatto, è arrivato a fine anno già a Sì. livelli E importanti. la BCE faceva il pompiere, quindi ha detto adesso non facciamo più previsioni, ne navighiamo a vista. E se navighiamo a vista, io vedo che il dato di ieri comunque è un dato preliminare, quindi poi se non sbaglio la settimana prossima uscirà Sì. quello definitivo. È sopra le attese, è a doppia cifra, ma cosa vogliamo che faccia la BCE? Cioè non è che si può inventare. Poi anche chi piange miseria e dice no, la BCE non deve fare questo, ma la BCE non ha il mandato di aiutare l'economia, la BCE ha il mandato di controllare l'inflazione. Poi giustamente le nazioni, gli stati, che loro hanno il compito di aiutare l'economia in difficoltà, le persone in difficoltà, non la BCE, non la BCE. Quindi la BCE continuerà ad aumentare i tassi, e la cosa che secondo me non ha ancora fatto quello di ridurre la liquidità, ha solo detto che la renderà più difficile per le banche. Ma secondo me non c'è alternativa. Cioè, l'unico modo per frenare l'inflazione è aumentare i tassi e ridurre la liquidità, il che provoca poi un rallentamento economico, il che poi provoca anche probabilmente una crisi economica. Ma piuttosto che avere Certo. un'economia che va e un'inflazione a doppia cifra,
a doppia cifra, che poi potrebbe arrivare al 20, al 25, 30, quella non è ricchezza, Sì, non è ma poi ricchezza. insomma, Eugenio, adesso te la pongo come domanda perché sicuramente tu sei più tecnico di me, ma può esserci il caso in cui abbiamo veramente un'inflazione elevatissima a doppia cifra, un'economia che va? Cioè, perché qui parliamo ovviamente di prezzi al rialzo rispetto a beni di prima necessità alimentari, energetici, quindi insomma, come può l'economia andare, per andare, intendo dire, in modo sostenuto se abbiamo questa inflazione? Cioè, poi no, non sto dicendo che non potrebbe mai avverarsi e verificarsi, nulla è impossibile, però la vedo un po' più difficile, no? Sei d'accordo? Ma dovrei, per risponderti, e non posso risponderti perché dovrei andare a vedere i Sì. dati più precisi, dovrei andare a vedere i dati della Turchia, perché la Turchia è Ah, proprio in beh, questa situazione, certo. dove l'inflazione è al 20%, il banchiere centrale, che è Erdogan, perché ormai è diventato lui il banchiere centrale, addirittura riduce i tassi, ma sono al 13,75, se non ricordo Sì, male. sì, sì. 13,75, inflazione ce l'hanno 18-20%. Mi pare di poter dire che l'economia non va male in base ai dati, però mi viene qualche dubbio che forse i dati non sono precisi. Ripeto, lo sto dicendo senza aver controllato bene i dati. No, no, È comunque, chiaro. comunque è difficile un'economia che cresce con un'inflazione elevata è un'economia malsana. Questo ce lo dicono tutti gli studi, dove per studi parliamo di dati empirici, risultati empirici nel passato. Quindi è un'economia che cresce male, nel senso che c'è molta gente che soffre. E chi è che soffre? Appunto. Soffre chi non riesce ad avere degli stipendi o comunque degli introiti che riescono a stare dietro all'inflazione. E ce n'è di gente che è in quella situazione, già adesso nella nostra economia, ma se l'inflazione proseguisse, e sto parlando dell'economia europea e non quella della Turchia, se l'inflazione salisse, come ci sono buone probabilità che salga, ci saranno sempre più persone, non parlo di aziende. Parlo di persone, sempre più persone in difficoltà. E quindi anche se l'economia tiene, c'è una fascia di popolazione in aumento che va in difficoltà. E questo non ci deve pensare la BCE, che deve controllare l'inflazione, perché è meglio un rallentamento economico con bassa inflazione che una crescita economica con inflazione a doppia Ecco, cifra. no, È no, no, solo ho questione di capito. tempo, perché si va in territorio inesplorato quando hai una crescita con alta inflazione, nel senso che una crescita con alta inflazione richiama ancora inflazione più alta e si chiama spirale inflazionistica, che purtroppo poi a un certo punto la devi fermare, Sì, se no vabbè. si ferma con uno schianto. Ok, chiaro, chiaro, anche questo è uno spunto interessante. Allora, andiamo a fare, Eugenio, se sei d'accordo, anche attraverso le tue slide, eccetera, la solita analisi e strategia intermarket per andare a vedere gli indicatori da monitorare in modo essenziale in questo momento. Sì, quello che farei vedere prima di tutto, intanto c'è un dato importante che è uscito stanotte, adesso faccio vedere i due mercati che sorprendono di più, che non sono quello azionario ma quello dei bond, si dovrebbe vedere, eccolo Sì, qua, sì. questo è il T-note che da ieri, da stamattina, è ritornato a salire e qui sotto il bund che sembrava correggere e da stamattina ha ripreso a salire. Questi sono i due mercati più interessanti, perché siamo di fronte a una Fed che aumenterà i tassi, a una BCE che li ha appena aumentati. Quindi in teoria il prezzo dovrebbe scendere dei bond, non salire, cioè perché dovrebbe salire il rendimento. Cos'è che è successo? Che ha, non dico sconvolto, ma che sta facendo ancora di più mandare in euforia chi è soprattutto rialzista. Ma ricordo che se un mercato azionario, un mercato dei bond che sale, qualcuno dei due sta sbagliando, è difficile che salgano per lungo periodo tutte e due. È che stanotte la Banca Centrale Australiana ha aumentato i tassi di 0,25, cioè sta rallentando, e quella è la differenza. La differenza con l'Europa o con altre parti del mondo è che l'Australia, intanto, a loro della questione ucraina gli interessa poco, è che loro sono pieni di materie prime. Detto questo, per la nostra analisi intermarket, ricordiamo che se comunque i bond riprendono a salire di prezzo, vuol dire che i rendimenti dei bond scendono, e questo rende ancora un po' più attrattive l'azionario, che ve lo faccio vedere qua con l'S&P 500 in alto a sinistra e l'Eurostoxx. Guardate che recupero da inizio ottobre, cioè, addirittura, adesso ve lo faccio vedere sull'Eurostoxx, addirittura siamo andati a rompere i massimi di ottobre, siamo proprio lì in questo momento, non a rompere, scusate, siamo proprio lì in questo momento con l'Eurostoxx.
ve lo faccio vedere la stessa situazione, però che dal punto di vista tecnico è interessante, la stessa situazione per l'S&P. Vedete come l'S&P in questo momento è più distante dei massimi di settembre. L'Europa è più vicina. Questo cosa ci suggerisce? Ci suggerisce in questa fase, questa mini euforia, consentitemi questa parola, è Sì. più sull'Europa. Cioè l'Europa vive come se fosse, come se si facesse una pace in Ucraina, è come se la BCE avesse finito l'aumento dei tassi. Perché questo sembra in Europa veramente il recupero prodigioso, anche quello italiano. Andiamo a vedere il mercato italiano. Questo è il FIB. Il FIB, anche lui, vedete, addirittura sta superando i massimi, quelli di settembre, che sono dei massimi importanti. Quindi anche io non so bene che commenti fare. Un trend va avanti finché non si ferma, quindi in questo momento il trend è di un forte recupero. E se potessi dire quando si ferma, beh, direi che non dico domani con la BCE, scusate, con la Con la Fed. Fed, potrebbe essere che si aspettano le elezioni di medio termine americani, quindi se non ricordo male l'8-9 di novembre, poi da lì si ragiona. Ma ripeto, sembra più un rimbalzo tecnico che un rimbalzo con dei presupposti fondamentali. Io continuo a non vederli, il che non vuol dire che non possa continuare. Una delle motivazioni, un'altra delle motivazioni che ho pensato è che hanno liquidato evidentemente troppe posizioni, sia di bond che di azionario nel mese di agosto e settembre. E a questo punto si trovano con un'enorme liquidità molti gestori. E visto che novembre e dicembre sono dei mesi tipicamente buoni, che hanno una stagionalità molto buona, hanno deciso di investirli. Questo fino a prova contraria, fino a che non ci sarà qualcosa che gli dirà: no, guarda che è meglio che alleggerisci. E quindi Ok. stanno comprando bond, stanno comprando azioni. Lo stesso DAX, ricordiamoci che la Germania sì è a rallentamento, ma è quella che ha più da patire dalla questione ucraina, però anche loro è una linea retta praticamente dal 13 di ottobre, è quasi una linea retta al rialzo, quindi c'è questa euforia generale. C'è un altro un mercato che è un attimo lì in fase di attesa, che io avevo parlato del Giappone, che è il dollaro yen. Il Ok. dollaro yen, che una volta si parlava di riscon, riscoff, scordatevelo, lo yen non è più una moneta di rifugio, non è Infatti più una. stavo dicendo, beh, già da tempo l'abbiamo Abbiamo abbandonato abbandonato. come, beh, un po' come l'oro per motivi diversi, che non è più in questo momento Meno, sì. considerato meno, esatto, Sì, assolutamente. sicuramente meno. E quindi cos'è che sta accadendo? Qui c'è una lotta tra chi vorrebbe svalutare ulteriormente lo yen, perché è in controtendenza come politica monetaria, e la banca centrale giapponese, che sta vendendo, ripeto, la banca centrale giapponese, credo da giugno, che sta alleggerendo il suo portafoglio di bond americani. Loro sono i detentori del debito pubblico americano come stranieri, lo stanno alleggerendo, e l'unico motivo per cui penso che lo stiano alleggerendo è che devono difendere lo yen, perché i 150 sono livelli che non si vedevano da 30 anni. Vedremo chi vincerà. La mia idea è che la banca centrale giapponese perderà. È comunque Ah, un ok. monito questo, è un monito perché loro hanno tanti bond, quindi potrebbero metterne sul mercato parecchi di bond americani, e quindi se ne mettono sul mercato parecchi vuol dire che il prezzo è più probabile che scenda piuttosto che salga, inversamente a quello che sta accadendo in questo momento. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, che sembra avere poca importanza, è l'euro franco-svizzero. Ok. Vedrete fra qualche minuto perché. Che è in recupero, l'euro sta recuperando, questa è veramente una moneta rifugio. Andiamo a vedere il trend, cioè il trend con l'euro è dal 2018 che continua a scendere l'euro Il rispetto. franco Ah, svizzero è scusa, una moneta perdonami, rifugio. è la Sì. sterlina. Ah, ok. No, sto Sì. dicendo, Ecco. hai detto rifugio il franco svizzero? No, io ero giusto a fare così. Sì, è un bene rifugio. Questo è un bene Ok, rifugio. Sta ok, ok. rimbalzando, questi sono dati giornalieri, sta rimbalzando sostanzialmente da fine settembre, adesso è lì in una fase di congestione. Ora io quello che dirò fra poco, non so se questo è il motivo, ma attenzione a seguire questa vicenda, e ve la faccio vedere questa vicenda. Questa vicenda dal Wall Street Journal, uscito poche ore fa, la Banca Centrale Svizzera
ha una perdita di 47 billion di dollari, 47 billion, per i mercati volatili. Cosa è successo? Che cosa è successo? Che la Banca Centrale Svizzera, come altre banche centrali, invece che fare il loro lavoro di banche centrali, si mettono a fare degli hedge fund, cioè decidono di produrre denaro, tanto il franco svizzero è forte, tanto abbiamo un'economia solida, come esattamente ha fatto il Giappone, e con questo denaro hanno difeso il cambio, quindi hanno comprato un sacco di bund soprattutto, ma sono andati anche a difendere il cambio con scarso, con maggiore successo contro il dollaro, andando comprando bond americani, e hanno un sacco di azioni americane nel loro portafoglio, che è una cosa che secondo me grida vendetta, che una banca centrale si metta a fare. Ecco, io ancora parecchi anni fa raccontavo che il più grosso hedge fund al mondo è la Banca Centrale Svizzera. Ecco, fino all'anno scorso la Banca Centrale Svizzera ha dato dividendi allo Stato svizzero. Ecco, quest'anno lo Stato svizzero avrà un bilancio negativo per questa cosa. Seguite questa vicenda, perché potrebbe anche peggiorare se i mercati americani peggiorano. Ok, la teniamo monitorata assolutamente. Senti, visto che stiamo parlando di valute, l'euro-dollaro come lo vedi proprio in prospettiva anche della riunione della Fed di domani? Ma io che penso che il rialzo che è partito qui il 28 di settembre può perdurare, potrebbe durare perché? Perché la Fed è più avanti sui rialzi, la BCE è un po' più indietro e quindi credo che in termini relativi sarà la BCE quella che avrà un po' più da correre, e questo sarà un po' più favorevole all'euro rispetto al dollaro. Non mi aspetto grandi cose Grandi eclatanti, movimenti, ma certo. che si possa tornare stabilmente sopra la parità, adesso ve lo metto sui dati giornalieri, Beh, l'euro-dollaro, c'era sì. riuscito a tornare sopra la parità, però in realtà è durato Ecco. poco, Sì, è donato pochissimo, io credo che ritornerà un po' più stabilmente sopra la parità, almeno di grandi sorprese della Banca Centrale Europea, ma non mi aspetto ancora grandi recuperi. Però ecco che possa ritornare sopra area 1 e giusto per dire i livelli di agosto, 1,020, 1,025, secondo me ci può stare, questo entro la fine dell'anno. Quindi io mi aspetto che è meno probabile che si vedano nuovi minimi, è più probabile che si nuovi minimi assoluti sotto 0,95, è più probabile che si vedano nuovi massimi relativi, cioè zigzag, che si vada verso una moderata crescita. Questo mi aspetto. Allora, con Eugenio Sartorelli facciamo sempre anche il punto sul mondo cripto e lo facciamo adesso perché poi, spoiler. Dice, almeno mi ha detto fuori onda Eugenio, che c'è qualcosa che vuole mostrarci, ma non ha voluto anticiparmi nulla. No, Quindi, era questo, ah, perdonami. questo Era non questa l'hai qui della Banca detto. Centrale Svizzera, che è una Ah, ok. notizia No, è una un po' fuori dalle notiziona, righe. certo, assolutamente, però Cioè, pensavo 47 billion, eh? 47 billion. pensavo ce ne fosse anche un'altra, capisci? No. Siccome mi hai detto, poi ti parlerò di una sopra, vabbè, allora sono d'accordissimo che era una notizia assolutamente, come dire, che non avevamo messo in conto e che invece andava data. Vabbè, insomma, io sono, cioè, sono viziata, pretendevo un'altra sorpresa ancora. Iperottimista. Va bene, allora vabbè, però diciamo che ci sono sempre sorprese anche quando tu analizzi il mondo cripto, mettiamola così, mi salvo in corner e andiamo a sentire come vedi il mondo cripto. Peraltro c'era anche una sollecitazione, la vado a riprendere, che era arrivata Sì. prima. Sì, ecco, praticamente qualche consiglio, i nostri amici chiedono suggerimenti dalla quella che è definita la crypto community per superare questo bear market, cioè il mercato ancora ribassista al netto di rimbalzi che possiamo osservare. Allora, per il momento purtroppo qui in alto abbiamo il Bitcoin e qui in basso abbiamo Ethereum. La notizia non positiva è che il mercato americano, che è imparentato con quello del cripto, sta spingendo al rialzo. Invece, vedete, il Bitcoin è in lateralità da 6-7 giorni e Ethereum sostanzialmente in lateralità. Quindi in questo momento evidentemente il mercato cripto è in fase di rivalutazione, di riponderazione del suo business. Non ci sono dati particolarmente, non ci sono novità all'orizzonte, non se ne vedono, e quindi credo che non ci saranno particolari trend rialzisti. Giusto per dire cos'è un trend rialzista, beh, un trend rialzista perlomeno che mi riporti il
il Bitcoin intorno a 25 e Ethereum, che sono i massimi di agosto, e Ethereum che me lo riporti a quota 2000. Ecco, per il momento non c'è niente che possa spingere con nessuna cosa, argomentazione inerente alle cripto che possa spingere in quella direzione. L'unico E purtroppo è sempre quello imparentato, cioè della fase risk on e risk off di tutti i mercati. I mercati, l'abbiamo visto parlando di bond e di mercati azionari, sono in una fase risk on, non fortemente risk on, ma moderatamente risk on, ma assolutamente risk on, cioè favorevole al rischio. Se proseguisse dopo la Fed e dopo l'elezione di medio termine, allora potrebbe essere anche un boost, una spinta anche per le criptovalute. Ma purtroppo, come elementi interni, non c'è niente di particolare. Ci sarebbe il buon Elon Musk. Elon Musk, Sì, che sappiamo, Elonio. Elonio, perché insomma, Mi mi piace di piace più. Elonio. No, beh, insomma, mi Ah, piace, Elon. No, perché sembra uno della tavola degli elementi, magari c'è l'elonio, come fa? C'è l'elio, ma Elonio, sì, non assolutamente. so Se se. sembra qualcosa che abbia a che fare con la chimica, assolutamente. Esatto. Ok. Ecco, potrebbe, sottolineo, potrebbe, però ci vorrà secondo me un po' di tempo, che quello che lui vuole fare con Twitter Sì. è certamente legato al mondo cripto e secondo me al mondo del metaverso. Ecco, lì potrebbe succedere qualcosa, però secondo me ci vorrà un po' di tempo perché ci deve mettere le mani e poi arrivare con qualche dichiarazione eclatante su ciò che vorrà fare con Twitter. Ma certamente ciò che vorrà fare con Twitter sarà legato anche al mondo cripto e secondo me, questa è più mia come idea, anche al mondo del metaverso. E lì potrebbe esserci una spinta generalizzata di tutto il settore, perché sappiamo che quando parla lui, si muovono mari e monti. Eh Ok, eh sì, assolutamente sì, insomma, il sì, cambia mercato tutto. diciamo che lo segue particolarmente. Va bene, Eugenio, c'è ancora qualcosa che possiamo dire prima di salutarci? Ma anche se abbiamo detto tante cose, insomma. No, direi che c'era solo il CRB Index, giusto per fare un cenno, che è in fase di lateralità, e il CRB Index è praticamente l'unico mercato che veramente sta guadagnando da inizio anno, quello delle commodities. Ricordo che quando c'è un mercato, l'unico mercato che sale in una certa fase di mercato sono le commodities, le azioni invece sono mediamente ancora a ribasso da inizio anno, i bond sono ancora mediamente a ribasso. Questo vuol dire che siamo in una fase di forte rallentamento economico. Uno mi può dire bella scoperta, però su base intermarket è inequivocabile. Cioè, Certo. quando succede questo, siamo in fase di rallentamento economico e pre-crisi economica. Questo è il ciclo No, ma hai intermarket che fatto si può. bene a dirlo perché appunto tutti noi ci stiamo accorgendo che siamo in rallentamento economico, però poi se c'è riscontro dei grafici allora è effettivo, insomma, questo è un po' il punto, è un po' come chi dice a me piace quel titolo, sì, ho capito, ma sei andato a vedere il prezzo, sei andato a vedere insomma i fondamentali per capire se effettivamente la tua sensazione o comunque quello che vedi e che percepisci è corretto, è un riscontro ovviamente ed è appunto se lo dà il grafico diventa ancora più forte e più effettivo, Certo, parliamo di decisamente. grafici settimanali, cioè parliamo di grafici di lungo Certo, periodo, non certo. intraday giornalieri, cioè movimenti ampi. Però in Appunto. analisi intermarket è inequivocabile questo andamento. E dalla parte mia, l'ha detto anche Pring, che è praticamente uno degli ideatori, Martin Pring, dell'analisi intermarket, quindi se l'ha detto Pring io mi sento Va tranquillo, bene, beh, noi ancora di più. Se l'ha detto Pring, se l'ha detto Sartorelli, figurati la Donghi come sta tranquilla, no? A questo punto, beh, per forza. Va bene, allora, come sempre, grazie a Eugenio Sartorelli che seguiamo come sempre appunto sui suoi canali personali. Ci sentiamo presto, naturalmente, per tutti i nostri aggiornamenti. Ti auguro una buona giornata, Eugenio. Grazie Manuela, Poi buona giornata a non tutti. dimentico che abbiamo lasciato in sospeso alcuni focus particolari, ma che presto proporremo ai nostri telespettatori. Quindi, insomma, entreremo sempre di più nel mercato. Ancora grazie, ciao.